Patrizia Schintu di Cagliari, 58 anni, è una nonna che lancia un appello disperato. Lei fa la collaboratrice scolastica e suo nipote, nato da 15 19 giorni, di marzo, sì. si trova ricoverato al Bambin Gesù di Roma insieme al papà, a suo figlio Alessandro e alla moglie. Tre arresti cardiaci, Lui al attualmente è policlinico e intubato. due stanotte al Bambin Gesù gli hanno fatto due cardioversioni stanotte anche. C'è un appello che voi Sì. lanciate, una richiesta di aiuto economico, Sì. perché e per Per chi? i genitori, perché non hanno un sostegno economico e vorremmo chiedervi un aiuto finanziario per poter far sì che i genitori stiano vicino al bambino e che io come nonna lo stesso posso andare lì ad aiutarli a stargli vicino e vorremmo questo perché non sappiamo come fare. Suo figlio fa un lavoro, se sì, quale, e la moglie che lavoro fa? La moglie non lavora e mio figlio fa il pizzaiolo ed è part-time mio figlio. Non lavora tutti i giorni, lavora un paio di giorni a settimana, per cui hanno grossi problemi economici. Le cure, ovviamente lo ricordiamo, la Vincenzo, sono Sì. gratuite, l'aiuto che voi chiedete con forza e soprattutto con urgenza è per poter permettere appunto ai I genitori di genitori di stare lì. stare lì vicino al bambino, sì. Sì, perché non possono stare all'ospedale, per cui c'è un alloggio là vicino e non si sa quanto il bambino dovrà rimanere, che cosa dovranno fargli, non si sa niente, non si sa ancora nulla. Sappiamo solo che ha avuto questi arresti cardiaci e stanotte altri due, gli hanno fatto due cardioversioni. Per quanti volessero, potessero ovviamente aiutarvi, come possono fare per mettersi in contatto Tramite con voi? Qual il mio numero di cellulare è? è 342-83-62575. È possibile chiamare ovviamente a qualunque orario, Sì, vista la certo, situazione di qualsiasi emergenza. ora, giorno e notte, io ce l'ho sempre appresso il telefono, Allora, sempre. incrociamo le dita. Speriamo, speriamo, stiamo pregando tutti e anche voi, pregate tutti per noi. Vorrei tanto che il bambino si riprendesse e che io come nonna posso portarlo qui a giocare con gli altri bambini. Grazie a tutti.